Raga, benvenuti in questo nuovo video e oggi ho fatto shopping. Quindi questo è un try on haul perché proverò tutto poi indossato a fine video, oppure metto video man mano, poi vediamo. E vi faccio vedere quello che ho preso. Sono andata al centro commerciale stamattina, oggi è domenica, e già c'era molto pieno, quindi figuratevi oggi pomeriggio. Ma vabbè, non devo comprare. Io sono andata perché oggi ero incazzata e avevo bisogno di andare a fare un giro al centro commerciale. E perché non trovo mai niente di solito. Oggi invece sì. Ho speso un botto, ho preso poco. Vabbè, partiamo subito perché una cosa la indosso ed è di The Zenith. Infatti, il primo pacchetto è di The Zenith. Ma prima di questo, vi faccio vedere che ho preso anche delle calze. Questi qui costavano 3,99 euro. Sono quelle Warm Touch, quindi quelle che comunque tengono bello caldo. Le ho pensate per i Dr. Martens o per altri stivaletti. E quindi queste 3,99 euro. E invece appunto ho comprato questa tuta che mi fa impazzire, è grigia, io volevo, cioè sono troppo in fissa col grigio, e anche se non penso che sia il colore che mi stia meglio, insomma, perché io sono un autunno, ma a me niente, non mi interessa, mi piace troppo. E appunto ho preso proprio la felpa e il pantalone. La felpa è fatta in questo modo, poi ve la farò vedere meglio. E dentro è felpata, quindi tiene caldo e ha anche questa zip che volendo si può tirare fino a su per coprire il collo. E quindi molto carina, che si può, diciamo, regolare. È crop, quindi ha l'elastico e mi piace tantissimo come sta. E poi ho preso anche il pantalone. Io ogni anno compro una tuta da The Zenith, mi piacciono tanto. E diciamo che mi piace anche la vestibilità, perché diciamo che io prendo di solito la S ed è una S abbastanza morbida, abbastanza comoda, larga, non è una S tipo di Zara che a me molte volte stringe, soprattutto in vita. E questa qua, come vedete, ha l'elastico in vita e niente, scende abbastanza semplice e ha il polsino in fondo. È molto, come vedete, morbida, larga, cioè ci sta, molto semplice. Anche questa è felpata dentro e super carina. Io l'ho pagata 20 euro 19,99 la parte sotto e idem sopra. Ho scritto natural fiber. Questa è la tuta di Zara, come vedete molto semplice, ma vi giuro è super comoda. Qui, come vi ho detto prima, potete alzare e nulla, cioè vi giuro mi piace tantissimo il colore. Un sacco, poi non mi starà da Dio, ma vabbè. E niente, poi qua, come vedete, è abbastanza corta, ma volendo potete metterla tipo all'interno per non scoprire la pancia. Super super bella e non vedo l'ora di metterla. Cioè, probabilmente la metterei già oggi che devo andare a fare l'api. Vi dirò. Comunque molto molto carina, l'ho trovata semplice, ma questo colore mi fa impazzire. Poi una tuta è sempre giusto comprare una tuta, raga. Invece da Zara, raga, Zara è stato un inferno perché ho preso tante cose da provare, tante, erano sette, alla fine una me l'ha fatta lasciare giù perché nei camerini puoi portare solo sei cose. Il fatto che io sono andata da sola stamattina è stato un incubo perché ho provato un vestito. Raga, non riuscivo più a togliere, era troppo stretto, nonostante io abbia preso una S, che è di solito la mia taglia. Non riuscivo più a toglierlo. Raga, non potete, pensavo per mettermi a piangere, perché io non riuscivo più a toglierlo e non avevo nessuno che me lo togliesse. Poi ora non puoi neanche entrare in due nei camerini, cioè devi entrare da sola. Quindi stavo impazzendo e ho guardato fuori dal camerino, visto che c'era una tipa. Gli ho detto, scusami, ti posso chiedere di aiutarmi a toglierlo, perché veramente non ce la sto più facendo. E stavo veramente per mettermi a piangere ed è stata carinissima, mi ha aiutato, sono riuscita a toglierlo, ma raga, vi giuro, poi sono sudato un sacco. Vabbè, comunque, infatti ho mal di testa ora, non so se per quell'evento. Vabbè, comunque vi faccio vedere che cosa ho preso. Ho preso una cosa scontata e non ho preso profumi, per chi non mi conoscesse, questa è la mia passione principale del periodo, però non li ho presi perché ne ho tanti di Zara.
non sono stata neanche di troppo a guardarli. Comunque, raga, ho preso questo pantaloncino gonna, pagato la metà, cioè sono troppo fiera di questa cosa, e praticamente di un... è un verde grigio, qui verde tipo grigio topo, non lo so, fatto così un po' cargo, davanti sembra una gonna, invece dietro è un pantaloncino, dentro è felpatissimo, quindi tiene anche caldo, è un po'... non è lunghi, cioè non è super lunga come gonne, ecco, però avendo il pantaloncino non mi crea nessun tipo di problema. E allora, ho preso una S, in realtà avevo preso una M da portare in camerino perché ho una gonna, pantaloncino di Zara e la M mi sta giusta, quindi avevo preso la M, mi stava gigante, vi giuro gigante. Visto che non avevo voglia di tornare in camerino per riprovarlo, ho detto prendo la S e la proverò a casa. Poi sono entrata in un altro negozio, allora già che ero nei camerini l'ho provata e mi è piaciuta. E questo è il codice. Ci sono un po' di cose scontate da Zara, però dovete stare lì un po' a spulciare, secondo me. Io ho visto altre cose, però non ce la potevo fare. E 29,95, quest'anno l'ho pagata 15,95, quindi la metà, e sono super contenta. Anzi, dovrò farci qualche outfit. Passiamo a Stradivarius, dove ho speso molto di più. Avrei speso ancora di più, ma dovevo darmi una regolata. Allora, ho preso in realtà solo due cose, ma mi hanno fatto spendere un po'. Allora, ho preso questo maglione semplicissimo. Allora, sono alla ricerca sempre di maglioni perché non ne ho molti. Mi piaceva un sacco il colore perché è un color panna quasi bianco, ma non è bianco, capito? Ed è abbastanza lungo perché l'ho pensato anche, oltre da usare come maglione normale, ma di crearci qualche outfit carino con magari sotto una gonna. Avete presente un po' quegli outfit che vanno ora con la gonna sotto e il maglione un po' più lungo sopra, ma e si intravede un po' la gonna. Ecco, mi piaceva molto quell'effetto lì e quindi l'ho provato proprio. In realtà avevo proprio provato una donna con una gonna leggermente più scura, stava da Dio, solo che non mi convinceva il top, mi stava proprio la gonna in sé. Era sempre un pantaloncino gonna in pelle di un color crema un po' più scuro, ma bellissimo. E, però, vabbè, ho provato anche con lei, secondo me ci sta molto bene, poi vi farò vedere dopo. E l'ho pagato un po', perché l'ho pagato 30 euro, cioè un po', ormai costano tutti così, però a me gira spendere 30 euro per un maglione, vi giuro. E questa è una S. Vediamo. Poi ora preferisco provare tutto a casa e così almeno nel caso faccio i resi. E come vedete finisce in questo modo un po' con le righe così. Ma questo è il maglione che ho preso, come vedete, di questa misura un po' lunga, ma non lunghissima. E mi piace tantissimo il colore, poi sembra tenere super super caldo. E l'ho pensato proprio anche da abbinare, come per esempio ora a questa gonna che vi ho mostrato prima. E secondo me ci sta molto 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 bene. Cioè, immaginatevelo con le calze, con degli stivali. Cioè, secondo me è molto carino, poi magari farò un outfit quando effettivamente proverò questa cosa. Quindi questo è il maglione. E invece poi c'è la pantaloncino gonna, che è, come vedete, questo qui mi fa impazzire il colore. Vi giuro, è stupendo. Cioè, bellissimo. E dietro, vabbè, è in questo modo. Non mi sta benissimo dietro. Ma a me i pantaloncini così non stanno mai benissimo, però, cioè, pace, mi piace tipo con le calze, secondo me è molto 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 carina. L'altra cosa che è quella che ho pagato di più è una giacca che volevo da tantissimo e l'ho presa perché è l'unica che mi stava decente, posso dirlo. È diciamo una giacca buon montone, è molto pesante, infatti non vedo l'ora di metterla perché è pesantona. Sono un po' indecisa perché a Capodanno vado a Barcellona, pensavo di portare lei, ma ho paura addirittura che mi faccia troppo caldo. Allora, innanzitutto cercavo una giacca. Allora, questa è la giacca, non so come farvela vedere bene. Probabilmente la vedrete meglio dopo. Cercavo una giacca che mi arrivasse sotto, diciamo, il sedere, perché ho il cappotto mega lungo, ho le giacche mega corte, ma non ho una via di mezzo.
E ogni tanto non voglio mettermi il cappotto, magari voglio una giacca un po' più easy, non so. Avevo visto anche un'altra giacca, però era sempre corta, molto bella, sempre col pelo dentro e sempre di pelle fuori. E ho provato lei ed era l'unica che mi piaceva, ne ho provate un po'. Ed è super calda, è un po' ingombrante, quello è vero. Però non so, alla fine mi ha convinto. Ho preso una S e l'ho pagata, non c'è scritto. Ma credo l'avrà pagata 75,99. Pensavo anche peggio, nel senso che comunque sempre tenere bello caldo perché è proprio tutta di pelo dentro, cioè anche le maniche, cioè l'interno delle maniche. Ed è nera, col pelo un po' così color crema. Avrei preferita tutta nera, però non l'ho trovata e non mi piaceva tipo nera con l'interno bianco, non mi piace per niente. Ok, questo è il montone barra giacca, a me piace tantissimo. Vabbè, ora è un po' così, dovreste vederlo in condizioni, diciamo, con un outfit migliori, ma è molto molto bello. Poi potete appunto anche chiuderlo che rimane così e sicuramente tiene caldissimo, a me fa impazzire, lo trovo stupendo. Quindi questo è tutto quello che ho comprato in questa mattinata. Come vedete, poco, ma alla fine ho speso comunque un po', perché è la storia della mia vita.